Buongiornissimo a tutti quanti. Allora, sono ritornata con un nuovo video. È da tantissimo, tantissimo tempo che noi non ci vediamo. Mi è dispiaciuto tanto, insomma, abbandonare il canale praticamente da quasi un anno. E sono successe tantissime cose e in realtà ero pure indecisa se riprendere a fare video o meno, per tante motivazioni. Sinceramente, non so da dove cominciare. Sono proprio sincera, nel senso che ci ho pensato tanto. In quest'estate volevo ritornare a fare dei video, dei contenuti comunque un po' più parlati, però non lo so, un po' perché sono successe varie cose, per una serie di motivi, insomma, non sono più tornata, insomma, a fare contenuti, un po' perché avevo perso un po' la voglia, nonostante YouTube sia sempre stata una mia grandissima passione, o creare contenuti, creare video, eccetera. Avevo perso un po' anche il focus, no, del canale, nel senso, il mio canale nasce nel lontano 2011, fondamentalmente, come canale di make-up, e pian piano cresce insieme a me, insomma. Chi mi conosce da tantissimo tempo praticamente mi ha vista crescere, perché io avevo 19 anni, adesso ne ho 32. Sono successe tantissime cose, un po' perché sono stata presa dal lavoro, non lo so. Fatto sta che un po' avevo perso la voglia, in più mi sono detta: ok, ritorno online, no? Ma cioè, che cosa voglio condividere? Non lo so. Pensavo che... Ho iniziato pure veramente a pensare che... Il fatto di condividere la mia quotidianità, il fatto di condividere le cose di cui sono appassionata, come può essere il make-up, il beauty, o fare vlog, eccetera, non interessasse più di tanto alle persone, sinceramente. Devo dire che però, nonostante la mia assenza, ecco, in questi mesi, comunque in questo anno, ho sempre avuto affetto da parte vostra e mi avete sempre chiesto quando ritornerà su YouTube. So che i miei video riguardanti anche l'infermieristica vengono guardati, perché ogni tanto vedo i commenti, ogni tanto vedo che mi scrivete, mi mandate addirittura le mail in privato. Quindi, vabbè, devo dire che effettivamente un qualcosa ai miei video sono serviti, insomma. Mi è dispiaciuto abbandonare tutto questo mondo, perché in realtà è un mondo che mi ha sempre presa, che mi ha sempre appassionata, e penso di aver sempre avuto anche la creatività nel fare queste cose, no? Di essere comunque portata a fare queste cose. Solo che ultimamente avevo perso un po' il focus del canale. E quindi mi sono detta: vabbè, basta. Cioè, o registro, non registro più, perché passa tutto agosto, sta passando settembre, quindi insomma, dovevo pur quagliare in una qualche maniera, no? E alla fine ho deciso di riprendere. Quindi non prometto di essere costante, però prometto di esserci. Ok, come riprendere, insomma, se non con un Get Ready With Me. Infatti, come mi potete vedere, mi sono super super struccata e niente, ho deciso di truccarmi un pochettino con voi e di raccontarvi un po' cose così random. E poi magari, non lo so, datemi voi idee, perché ho tante idee, però poi alla fine concretamente riesco a realizzarne una. Cioè, già tanto che io abbia acceso la videocamera, che mi sia messo dietro il green screen, quindi... Non ho manco il microfono, caspita, perché l'ho lasciato a Milano e quindi vabbè, ci dobbiamo un po' arrangiare, insomma, magari prossimamente cercherò di fare anche un po' meglio i vari contenuti, insomma, quindi vabbè, comunque. Comunque, io ho già fatto la mia skincare classica, in realtà l'ho cambiato un pochettino in quest'ultimo periodo, soprattutto in quest'ultimo periodo, perché ho conosciuto, insomma, ho preso dei prodottini nuovi, di cui magari prossimamente ve ne parlerò, insomma. Quindi ho messo la mia crema, ho messo il mio siero, sono struccatissima, a parte qualche brufolettino. Devo dire che in realtà la mia pelle non mi sta dando problemi, a parte un po' di secchezza qua attorno alle labbra, che di solito durante il cambio stagione è usuale. Quindi diciamo che sono anche già un pochetto abituata. E di solito io i miei trucchi metto dentro questa pochettina. Questa pochette l'ho presa su Amazon e è super capiente. La dovrei pure anche lavare perché è lercissima dentro, come potete vedere, però vabbè. E altra cosa, vi volevo far vedere anche questo. Magari se riesco vi metto i link. Ho preso questo specchio, scusate se non ve lo punto addosso, ma perché altrimenti si vede tutto il riflesso. Comunque è uno specchietto che si accende, vedete che c'è la lucina, cambia la lucina. Questa anche per i viaggi è un po' ingombrante perché è bella, è abbastanza grande, come potete vedere. Però si può ricaricare USB e per truccarvi è l'ideale, perché boh, non lo so, io mi trovo veramente super bene con questo specchietto. Allora, io partirei
Non sono più abituata a fare queste cose. Io partirei con la mia crema. E questa è una crema solare che io comunque, nonostante magari adesso non faccia più così tanto caldo, eccetera, però in realtà sole ce n'è ancora, ma in realtà il sole c'è sempre tutto l'anno. E sto utilizzando questa qui della Centella. E l'ho presa su un sito di cui parlerò prossimamente, che si chiama Stylvana o Stylvana, non so come si pronunci sinceramente. Comunque sto mettendo sempre questa come, oltre alla mia crema usuale, metto questa e mi sto trovando super bene perché non appesantisce. A saperla, ad averla scoperta durante l'estate, questa sarebbe stata una crema solare che veramente avrei utilizzato praticamente sempre, però comunque ho intenzione di riutilizzare, cioè di utilizzarla comunque anche quest'inverno e devo dire che mi trovo super super bene. È un prodotto coreano, ecco, quindi davvero non unge, è proprio leggera, non dà fastidio, quindi ci sono tante creme solari che sono veramente veramente pesanti, insomma, sul viso. E poi vado a mettere questa crema colorata. Questa è una crema colorata che io avevo preso nelle Filippine. In realtà mi sono fatta portare altre due confezioni da una mia cugina ed è di un marchio, di una dermatologa che si chiama Bello. Il marchio si chiama Bello e lei è Vicky Bello, è una dermatologa che ha tipo questo centro estetico super di lusso nelle Filippine e in realtà i suoi prodotti sono veramente validi, mi piacciono un sacco. Questa è una crema colorata che in realtà si dovrebbe adattare ad ogni tipo di pelle, insomma. E anche se quest'estate l'ho utilizzata ma con riguardo, perché in realtà io comunque mi abbronzo tanto e ancora adesso sono abbronzata. E non lo so, mi creava questa patina un po' bianca che dopo un po' andava via. Però devo dire che con tanta tanta abbronzatura mi dava un po' fastidio. E nelle Filippine l'ho utilizzata perché è vero, sì, io sono partita, sono stata praticamente quasi un mese nelle Filippine a marzo, tra marzo e aprile, e niente, lì ho conosciuto questa crema qui colorata che utilizzavo spessissimo per andare poi in spiaggia, poi magari sopra ci ripassavo e ci mettevo sopra la mia crema solare, però la mattina partivo sempre con questo, solo che poi ovviamente quando sono diventata più scura ho lasciato perdere perché appunto mi creava questa patina bianca un po' così. Adesso invece in realtà è giusta giusta per la mia carnagione. Vado ad utilizzare, questa è una correttore della Tarte ed è il numero 38N, Medium Tan Neutral. Allora, devo dire che questa è la seconda confezione che ricompro di questo correttore e i correttori della Tarte mi piacciono veramente tantissimo. Proprio questo mi devo guardare allo specchio. Io ne metto veramente non tantissimo, poco poco poco, perché tanto è più per truccarmi insieme a voi e per tenermi compagnia, ecco, e non parlare così a ruota libera. Niente, in realtà ho deciso di appunto registrare un video, ma non ho deciso in realtà di cosa parlare di preciso. Lo so, cioè veramente veramente non lo so. Ho tante idee per nuovi video. Vorrei farvi vedere per esempio anche l'agenda che sto utilizzando ultimamente, un po' il metodo di organizzazione, planning che sto adottando e che ho adottato in quest'ultimo periodo, di cui in realtà vado veramente veramente super fiera. Non lo so, chiedo anche a voi di veramente farmi voi determinate, cioè darmi voi idee, ecco, insomma, su determinati video, perché non è che sono a corto, in realtà ne ho tante, solo che poi alla fine non le realizzo, ok? Perché, non lo so, sono fissata che io penso che la gente non sia poi realmente interessata a quello che condivido, ok? Non so se rendo l'idea, ok? In realtà volevo anche separarmi un pochettino da tutta la parte infermieristica, che quindi riguarda anche il mio lavoro, eccetera, però in realtà alla fine mi sono detta, caspita, sono i video che vanno di più. Ad oggi continuo a ricevere domande su questa cosa. Ma perché? Perché dovrei smettere effettivamente? Non lo so, io ogni tanto mi faccio anche io le mie pari mentali, insomma, sono umana anch'io. E comunque sia, lavoro tutto bene, io sono sempre a partita IVA. Questa domanda sul fatto se io abbia comunque continuato la partita IVA o meno
È una domanda che spessissimo mi viene fatta anche da persone che conosco fisicamente. Ormai è 2021, 2023, 2024, quindi l'anno prossimo sono quasi 4 anni che io sono partita IVA, fondamentalmente, e devo dire che mi sono trovata e mi sto trovando sempre comunque bene. Vi farò sapere nei mesi successivi, insomma. Però vorrei fare anche un video concentrato su questa cosa della partita IVA, perché vedo che c'è sempre davvero così tanto tanto pregiudizio sotto questo punto di vista e mi dispiace perché in realtà ha i suoi vantaggi e i suoi contro, ovviamente, e i suoi svantaggi, volevo dire. Comunque sia, vado a mettere un po' di cipria. Allora, questa è una cipria, in realtà sarebbe il contenitore, quello di Morphe, che se siete interessati a questa cipria è veramente stupenda, io l'ho finita, e si chiama Bake Set Setting Powder Banana. Solo che l'ho finita e ho chiesto a mia mamma un po' di cipria in polvere invece della Roche-Posay, no, della Roche-Posay, della Yves Rocher, scusate. Ho chiesto di far metà con lei e quindi l'ho travasata perché è una cipria trasparente in realtà, quindi in realtà mi trovo bene. Perché volevo temporeggiare prima di prendermi di nuovo un'altra cipria della Morphe, quindi finisco prima il refill che ho fatto da mia mamma, che poi in realtà era un prodotto che mi avevano inviato forse anni fa e non l'avevo mai utilizzato, l'avevo regalato a mia mamma. Mia mamma appunto ce l'ha ancora perché non è che dici è una che si trucca tutti i giorni, e quindi alla fine ho deciso insomma di fare metà con lei, ecco. I contouring io utilizzo sempre questi miei prodotti fidati di Fenty, ormai questi sono un mio must have. Il trucco che vi faccio vedere è un trucco che in realtà io ci impiego 3 minuti a farlo, letteralmente la mattina, però col fatto che sto parlando e mi sto un po' dilungando, ovviamente ci metterò un po' di più, vabbè. Mi è veramente dispiaciuto cioè, e mi dispiace che ci sia così tanto tanto pregiudizio sotto questo punto di vista. Perché io invece ancora ad oggi non mi sono pentita della scelta che ho fatto, e ad oggi, vi dico la verità, io non riuscirei a lavorare come infermiera da dipendente. Quindi col fatto che io so anche per testimonianza di alcuni miei colleghi, amici, diciamo così, che la situazione in ospedale non è proprio delle migliori. Vorrei portare avanti questa tematica della partita IVA, sinceramente, sul canale, perché intanto lo trovo un argomento abbastanza chiacchierato e in più mi dispiace veramente che ci sia così tanta confusione in merito. Tanti pensano, oh mio Dio, guarda questa poveretta, quante tasse paga, oh mio Dio, le malattie e le ferie non sono pagate. Io non penso che ci sia una cosa giusta e sbagliata, nel senso che non è che se uno è dipendente allora fa una cosa totalmente sbagliata, e se uno sceglie invece la partita IVA è la scelta migliore che si possa fare. Ecco, questo è un mio pensiero, ovviamente, che io traslo sulla mia vita, quindi ognuno di noi è giusto che abbia un suo pensiero e è giusto anche che scelga cosa è giusto per la propria vita. Però mi dispiace che ci sia così tanta disinformazione e mi dispiace tantissimo che non se ne parli abbastanza. Volevo farvi vedere questo prodottino invece, che è un prodottino, è un blushing stick di Pixi, che non mi ricordo dove cavolo l'ho preso, però comunque l'ho preso, forse l'ho preso online o l'ho preso addirittura forse in aeroporto. Può essere. Sì, forse l'ho preso in aeroporto perché l'avevo visto nello stand, sapete, gli stand di beauty, makeup, eccetera. E questa, aspettate che non mi ricordo la colorazione, non c'è scritto, è Ruby. Ed è un rosso in realtà bello acceso, solo che in realtà sulla mia carnagione funziona da Dio. Mi piace tantissimo, questa l'ho utilizzata veramente tanto quest'estate, forse l'avevo preso a giugno. Io comunque ne metto un goccio così, così. A volte la mattina, se non ho tempo, metto direttamente questo. E basta, senza fare il contouring, eccetera. La mia beauty blender, ecco. Le beauty blender che voi vedete, una è reale, nel senso che è di un marchio di Real Technique, invece gli altri sono di Primark, in realtà. Niente, perciò stavo pensando proprio di creare un format e una playlist dedicata a questo all'interno del canale. Fatemi sapere se può essere un'idea che vi può piacere. Fatto sta che comunque io
non mi sono minimamente ancora pentita, sono comunque contenta della scelta che ho fatto. E il fatto di avere il proprio controllo sui turni, sul proprio lavoro, sulla gestione anche del proprio tempo, questa è una cosa di cui io veramente sono super grata. E questo è quello che mi ha comunque potuto dare ovviamente la partita IVA. Vedo veramente anche tanti amici barra colleghi che mi scrivono, però non mi pagano gli straordinari, per andare in ferie veramente ci vuole sempre, cioè ci manca solo che ci dobbiamo mettere in ginocchio. A me dispiace. Cioè io veramente quando sento queste cose dico cavoli, cioè uno studia per 3 anni e si fa un po' tanto perché solo chi comunque ha fatto la triennale di infermieristica veramente può capire, perché comunque sono anni di sacrificio, anni in cui non te la puoi prendere con calma, anzi lì è tutto, cioè ti bombardano di informazioni, ti bombardano di esami, tutto insieme, tra esami, tirocinio, turni, smonto, riposo, notte, esami, è tutto così. Il fatto di poi vedere che alcuni miei colleghi, o comunque ex compagni dell'università, si sono ridotti così, dove fondamentalmente si lamentano, mi dispiace tanto, perché io devo dire che in questi anni comunque ho trovato la mia comfort zone e sono contenta alla fine del lavoro che faccio. Volevo farvi vedere questo prodotto che è stato un mio must have da un bel po' di tempo ed è di Charlotte Tilbury. Purtroppo non mi ricordo neanche la colorazione, ma comunque questo color bronzo è in realtà un illuminante che io ho utilizzato veramente tantissimo quest'estate. In realtà sta finendo, questa è la verità, però qualcosina c'è ancora. Ovviamente non è che ne metto tantissimo perché altrimenti sembra un palo della luce, però io lo ne metto sempre un po' quassù e sfumo. E mi piace perché mi fa questo effetto di lifting. No, mi piace tantissimo questo illuminante e devo dire che anche quando ero nelle Filippine l'ho sfruttato tantissimo e lo utilizzavo anche come base ombretto occhi, mi piaceva, oppure proprio come ombretto, mi piaceva troppo. La base l'ho fatta. Volevo farvi vedere, adesso passando agli occhi, una palette che in realtà ho preso un sacco di tempo fa, ma non so perché, non l'ho mai utilizzata, finché poi mi sono resa conto di averla fatta cadere accidentalmente e di averla rotta. Ma in realtà è nuova praticamente questa palette, questa palette ed è di Tarte. Allora, Tarte è uno dei miei brand preferiti in assoluto. La palette è Toasted e guardate, colori favolosi. Cioè, io non so se rende la bellezza, mamma mia, sono stupendi. E come potete vedere, infatti, cadendo questo si è rotto. E fatto sta che ho deciso oggi di fare un mix perché io tanto di solito utilizzo sempre questi stessi colori, non cambio quasi mai e volevo utilizzare questo e questo qui, ok? Che sono due appunto marroncini, io di solito mi trucco sempre così. Sulle labbra, se mi ricordo, metto qualcosa, altrimenti metto burro cacao, anche perché di solito questo è il trucco che io utilizzo per andare a lavoro, quindi non è che posso farmi chissà quale trucco elaborato, ripeto. Ora me la sto prendendo con molta calma perché sto chiacchierando, sto facendo il video, eccetera, eccetera, eccetera. Ma in realtà questo trucco io ci impiego veramente 3 minuti perché io ho 3 minuti la mattina per truccarmi. Tante volte in realtà non mi trucco neanche, soprattutto quando proprio non ce la faccio, mamma mia. A metà settimana quando iniziano a cedere le gambe, inizia a cedere tutto, inizia a cedere l'umore, perché siete stanchi fondamentalmente. Io di solito vado così, metto la riga d'eyeliner e questo è il mio trucco. A me serve semplicemente essere presentabile. Tendenzialmente ho quasi sempre l'extension alle ciglia e vorrei fare anche un video dedicato a questo. Perché in realtà sono un po' di anni che io utilizzo l'extension. Adesso le andrò a fare a ottobre e magari vi farò vedere perché cambia tantissimo. Cioè potete anche truccarvi poco 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 e lo sguardo cambia totalmente con l'extension. Cerco di mettere barra non mettere il mascara, nel senso che magari in qualche occasione lo metto, ma la maggior parte delle volte da tutti i giorni, se ho voglia lo metto, altrimenti non lo metto neanche, sinceramente. Col fatto che mi sto truccando qua con voi, alla base della palpebra in realtà potrei andare ad utilizzare questo colore qui. Madonna santissima, questo qui. Poi sfumo tutto con di nuovo questo colore qui e aggiungo una punta di marrone dato che lo sfumerò all'esterno. E poi vado a mettere questo colore chiaro, questo qui, che spero
Spero si veda. Sotto per illuminare. Passiamo all'eyeliner. Allora, ovviamente non mi filmerò mentre metterò l'eyeliner perché adesso mi vedrete tutte piegate praticamente così. E comunque volevo farvi vedere, madonna mia, questo eyeliner qui. Ah, questi qui sono dei due eyeliner che io ho utilizzato tantissimo in quest'ultimo periodo. Questo è del marchio Maquillage, di cui avevo preso anche un fondotinta e mi ero trovata super super bene. Solo che l'ho quasi finito, quindi in realtà, cioè, faccio un po' fatica a fare la linguetta, insomma. Ma devo dire che questo eyeliner è l'unico eyeliner che veramente anche al mare mi dura tantissimo. Cioè, fondamentalmente mi dura una giornata intera di mare, cioè fuori in barca, in mezzo all'oceano, eccetera. E invece quest'altro qui è un altro eyeliner di questo brand che si chiama Into It ed è ultra black waterproof eyeliner, però non dura tantissimo questo, come questo qua di maquillage. Questo in realtà è un brand asiatico che appunto ho scoperto girando nei vari store nelle Filippine. E l'unica cosa è che secondo me, non lo so, non si chiude tantissimo, cioè rimane sempre un po' aperto, comunque un po' difettoso, però ha una punta veramente veramente super e fa delle linee perfette di eyeliner. Scusate, ho saltato questo frame perché altrimenti impazzivo, cioè sarebbe stato più nel post-produzione il casino di oh mio Dio, adesso devo tagliare il pezzo da A a A. Una delle ultime cose che se ho tempo faccio la mattina, ma altrimenti lo salto, metto il fix per le sopracciglia, come si chiama questo coso qua, il brow set. Metto appunto questo qui. Un tempo mi disegnavo le sopracciglia, eccetera, eccetera, adesso zero voglia proprio. Alla fine sono le mie naturali, cioè quindi sinceramente, perché dovrei cambiare le sopracciglia. Mi piacciono così come sono, sinceramente. Solo perché stiamo facendo il video, vi mostro un mascara che quando metto il mascara, questo è quello che utilizzo, ed è di Lancôme. Questo qui è un mascara waterproof. L'unica roba è che quando mi vado a struccare, ovviamente ci metto 6 anni a toglierlo. Però, vabbè. Una cosa di cui Marika, che è la ragazza che mi fa le ciglia, non sarà contenta, però vado ad utilizzare il piegaciglia preso rigorosamente nelle Filippine, dato che era da tantissimo tempo che non utilizzavo il piegaciglia. Se no, altrimenti non mi reggono queste ciglia, perché io ho queste ciglia asiatiche che vanno verso il basso, terrificanti. Poi volevo farvi vedere anche come si dice, la palettina che io utilizzo di Zoeva, super consumata, perché ce l'ho veramente da tantissimi anni, guardate. Cioè, è consumata, dai, obiettivamente. Questi sono i colori che utilizzo, che c'erano anche nella palette di Tarte, però ovviamente questa è piccola, compatta, riesco a portarmela. Appositamente per il video volevo farvi vedere la palette di Tarte perché meritava. Mi piace, cioè, mi piace troppo questa palette. Di solito non lo metto, cioè, c'è stato un periodo in cui lo mettevo questa tinta. Comunque, il brand è Wonderskin ed è una tinta che una volta che si applica risulta blu, poi si lascia tipo 30 secondi sulle labbra e si toglie con un fazzolettino o con un cotone, insomma così, e vi rimane la tinta per tantissimo tempo. Ok, in realtà questo era un video di Halloween, no, sto scherzando. Comunque, l'ho lasciata agire per un pochettino, si va a rimuovere. Allora, dato che io i fazzolettini li ho giù, lo rimuoverò con un cotton fioc. Ok, ecco qui il make-up terminato. Come potete vedere, le labbra sono super naturali. E, allora, secca un po' questa tinta, però dura tantissimo. Non dura tutta una giornata, ve lo dico già, però mi piace tantissimo. Niente, quest'estate comunque pure questo brand l'ho sfruttato tantissimo, ecco. Il video è terminato. Io spero comunque di avervi tenuto compagnia, spero che vi abbia fatto piacere il fatto che io sia ritornata. Se avete piacere e voglia, ovviamente, potete anche seguirmi in tutti i miei altri social. Fatemi sapere, insomma, se avete idee per creare video nuovi. Io spero di ritornare, non prometto una volta a settimana, magari una volta ogni 2 settimane, adesso vediamo, perché poi magari mi vedete continuamente in generale su YouTube. Nonostante io abbia appunto sempre comunque il canale di TikTok, Instagram, eccetera, io in generale preferisco sempre filmare su YouTube. Non lo so, mi piace proprio il format, anche se mi rendo conto che in questi anni YouTube è un po' morto, però non ci posso fare niente. Cos'altro dirvi?
basta, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando un pollicino in su se avete voglia di vederne altri. Ci vediamo presto.